Simone Valiante attacca il nuovo presidente di Corisa 4, l'avvocato Americo Montera, per la chiusura del tribunale di Sala Consilina. Il parlamentare del Partito Democratico accusa il presidente degli Ordini degli Avvocati di Salerno di non essersi comportato nel modo adeguato nella querelle del foro salese chiuso con il cambio della geografia giudiziaria. Ho soltanto recuperato questo ricordo che mi è stato in qualche modo trasferito anche da colleghi amministratori della presa di posizione all'epoca dell'avvocato Montera sulla chiusura del tribunale di Sala Consilina. Siccome io credo che siamo stati già abbastanza offesi in questi anni anche di governo Caldoro nel territorio da tante scelte, dalla sanità ad altri ambiti, alla stessa vicenda del tribunale, dove ricordo che l'unico presidente di regione che non ha detto una parola sulla chiusura di un tribunale nella propria regione è stato il presidente della regione Campania, a fronte di tanti altri, a cominciare da De Filippo e la vicina Basilicata, che hanno fatto una battaglia per il proprio tribunale. È stata proprio la vicenda che ha riguardato Sala Consilina. Quindi io ritengo che il nostro territorio, il sud della provincia, sia stato già abbastanza penalizzato. Questa presa di posizione in passato di Montera, che certamente onor del vero non è che ha determinato questa la chiusura del tribunale di Sala Consilina, quindi bisogna essere onesti su questo, però certamente in qualche modo è un aggravante rispetto a chi negli anni non ha assunto mai posizione di difesa del territorio. Qui nessuno si vuole intestare nulla, però credo che la storia di ciascuno di noi, anche perché spesso si diffondono pure informazioni sbagliate sulle persone, però la storia che è fatta di atti e di prese di posizione di ciascuno di noi, credo che ogni tanto sia giusto ricordarla. Inoltre Valiante ai nostri microfoni annuncia: domani avremo in discussione alla Camera una mia interpellanza presentata con la firma di 40 parlamentari del Partito Democratico, che chiede ufficialmente al Ministro di ridiscutere la riforma delle circoscrizioni giudiziarie, in particolare in quella famosa regola del 3, cioè quella che prevedeva che non ci dovevano essere per legge più di 3 tribunali per ogni corte d'appello, che è quella regola che di fatto ha determinato anche la chiusura di Sala Consilina e che noi riteniamo una regola assolutamente discriminatoria, perché io l'ho definita come una volta Berlusconi faceva la legge ad personam, ma questa è un po' una regola ad tribunale, invece probabilmente è una regola che nella precedente legislatura, quando si sono definiti i principi di questa riforma, è servita per salvare qualche tribunale, ma non per riformare in maniera seria le circoscrizioni giudiziarie, tenendo conto degli assetti sociali, dei problemi di criminalità che dovrebbero essere solitamente fattori sui quali si misurano queste scelte e queste riforme.